Sinistra Ecologia e Libertà dà ufficialmente il via a Taranto alle candidature per le prossime elezioni regionali. Presentata nel centro sportivo Magna Grecia la lista di 10 candidati scelti tra i maggiori comuni della provincia ionica. Oltre alla capolista Patrizia Bellocchio, per Taranto città c'è anche il vice sindaco Alfredo Cervellera. Abbiamo composto le liste in maniera molto serena, senza nessuna frizione interna, è una lista che ritengo forte, è una lista che può davvero fare la differenza ed aiutare Nichi Vendola a riconfermare la sua posizione di presidente di questa regione. E abbiamo poi bisogno, noi tarantini, che il nostro territorio sia difeso, perché è stata la regione Puglia l'unica che ha dato una mano, per esempio, al comune di Taranto e al nostro territorio. Abbiamo bisogno di nostri rappresentanti andando lì perché possa intercettare finanziamenti per lo sviluppo del territorio e dare nuova occupazione ai giovani. L'esperienza precedente di consigliere regionale è alla base della scelta di Mino Borracino di ricandidarsi come indipendente per il collegio di Pulsano. Un lavoro che è precario, sempre più precario, e che come Regione abbiamo tentato, in molti casi riuscendoci, a renderlo stabile in varie professioni, e la candidatura per creare nuovi posti di lavoro con le energie rinnovabili, con bollenti spiriti, come ha fatto la Regione Puglia, è una candidatura per rendere il lavoro più sicuro e non da caporalato, come abbiamo fatto con la legge contro il lavoro nero.